ci ha fatto anche un torneone in realtà, quindi... E quindi è probabile riandrà a piramide? È molto... Come? Ah, probabilmente è button check. Cioè, voglio sperare che sia button check. Io vi mando in game, ma questo game non lo guarderemo, vabbè, spero. Kirby. In realtà si scopre che non è button check. Ma, no, non è button check. Cosa? No, no, lo è, lo è, lo è. Non è. Cosa? No, no, non è, ma stanno giocando! Ma stanno giocando veramente. Ok, va bene, è andato casuale. Impazzito. Facciamo finta che a noi va bene. Ma è super hype se vince Kickout così. Ma perché? Cioè, nel senso, ok, stima, ma cosa? Ma stima totale, ma io adesso voglio che Kickout vince il mensile, cioè, assolutamente. Ma poi più che altro ti rendi conto uno che gioca casuale quanto è bravo a spiriti? Cioè, l'ha fatti tutti. Mamma mia, veramente. Aia, oh, però qua Raffo Baffo giustamente per... ma Raffo Baffo in realtà ha dato filo da torcere anche al Marto prima. E era nelle pool. Quindi penso proprio che con soltanto un casuale K-Cut non se la possa. No. No, infatti, come ti ho detto, alcuni l'hanno sottovalutato Raffo Baffo, ma io e anche Arma abbiamo sempre detto che è forte, che ha migliorato veramente, veramente tanto. Sì, è vero. E mamma mia, anche Arsene on deck adesso. No, no, veramente non capisco questa scelta di K-Cut di prendere casuale. Proprio la scelta stessa è stata casuale. A meno che non sia successo che Raffo Baffo gli ha detto: no, ormai hai piccato, non puoi tornare indietro. Non puoi tornare indietro. Ha premuto start. Ma io volevo solo testare il controllo. No, mi dispiace. Ormai. Mamma mia, la più totale. Aia, qua effettivamente questa rode sicuramente a Raffo Baffo. Assolutamente sì. Però questo Kirby purtroppo, questo Kirby chissà, forse anche assorbisse il potere di Joker, non gli servirebbe a una bene amata Ming. Oddio, forse beh, un pochino sì. È un buon potere. Ma lo può fare anche in volo? Sì, si può. No, aspetta, lo può. Comunque sia deve stare a terra, credo. Oppure comunque lo fa sempre diritto, no? Sicuramente non sparerebbe in basso. Cioè, sarebbe epico, ma dubito lo faccia. Vorrei vederlo, ma non credo proprio che lo vedremo, perché... No, è molto difficile. Non molto difficile. No, ma poi non mi sembra che K-Cut usi la Neutral B. Cioè, affatto. Oh! Giustamente, Raffo Baffo, anche senza Arsene. Beh, ma effettivamente Kirby muore in fretta e lui l'ha sfruttata con piena consapevolezza questa cosa. Devo cercare adesso di recuperare un attimo la situazione, perché c'è Arsene, quindi... E stare un attimo più lontano possibile, o comunque sia colpirlo per... Dannazio. Queste robe. È qua veramente dura per questo Kirby rientrare. Sì. Evita il back air, effettivamente molto bravo. Questo Arsene ci sta per salutare. Oddio, no. Non in tempo. Non ci posso credere. Il counter che fa quasi ammazzare Kirby. Ce la farà a fare almeno una kill K-Cut? Se ci riuscisse adesso... Beh, quasi. Una stock gliela già tolta, quindi comunque sia, magari un'altra kill, sì. Beh, farebbe comodo, però purtroppo ci saluta così. Voglio fare i miei complimenti a K-Cut. Probabilmente ha sentito che io non volevo castare tutti i match che duravano 5 game, quindi ha deciso di accelerare. Acceleriamo i tempi. Così, grazie. Però effettivamente è una scelta che condivido, magari durante le pool, oppure se hai fatto tutto il torneo in quel modo, ok. Però scegliere casuale ora come ora è una scelta che è veramente una pazzia. Ti grava sopra, ma lui continua. Continua in random, ma è assurdo. Chi uscirà adesso? Adesso voglio vedere chi cavolo gli viene fuori. Vediamo un po'. Allenatrice di Pokémon. Allenatrice di Pokémon. Questo giustamente è già un po' con Ivysaur, tra l'altro. Ma quanto strano questo casuale. No, infatti ha fatto tutto il torneo così. Ma non è vero, perché prima l'ho visto usare Pyraimitra. Gli è uscito a caso, possibile? No, prima me se l'aveva piccata. Credo anch'io. Vabbè, vediamo. Comunque, soldi e paura mai avuti. Perfetto. Qua in realtà penso che il matchup sia favorevole per allenatore. Sì. Giustamente, almeno una cosa positiva ce l'ha, ovvero il fatto che di matchup negativi ne ha ben pochi, se non zero. Sì, sì, ne ha tanti pochi l'allenatore di Pokémon. Anche Pyraimitra mi dicono che gli è uscita a caso comunque. Ah, quindi sì? Vuol dire che si impalla in maniera eccessiva K-Cut, perché è qui. È proprio totalmente random. Peccato per Yingling che non l'ha portato. Sì, è vero. Se gli uscisse Inkling, plot twist. Ma plot twist, veramente. Qua però difficile, c'ha un sacco. Cioè, qui... continua a prendere danni dal veleno. Veleno che per qualche motivo ha Joker. Che... Veleno che okay. Veramente fa una fracca di danni incredibile. Guardate come
tanto aumentano. 145 infatti bruttissima qua. Sì. Però comunque se la cava mi sembra. Devi cercare di connettere una fair, un up smash. E comunque questo sarebbe veramente un gran vantaggio. Mamma mia qua. Non mi dire che purtroppo le tether. Va sempre a finire così. Riuscirà il nostro eroe? Per ora non lo sappiamo. Adesso Joker lo lancia all'indietro. Raffo baffo offesissimo. Arriva però Charizard contro di lui. Aia. Un side B incredibile tra poco. Qua penso che con l'up true l'avrebbe ucciso. Onestamente. Sì, sì. Mi dà quest'idea. È probabile invece che l'avrebbe ucciso. Up true di Charizard è forte. Questo invece non uccide mai, grazie al cielo. Side B, ti prego. Side no, B, niente. Side B lo farà. Ah, cioè, no. Cosa? Ma l'ha poccato? L'ha scimpoccato? L'ha scimpoccato, sì. Inquietante, ma va bene. Con lo scudo pieno, non so con che angolo l'ha preso per scimpoccarlo. Adesso qua. Devo usare più questi appair. Perché li ha usati veramente poco con i Visau. Ma in realtà se la sta giocando comunque molto bene. Aia, sì. Però. Che culo. L'ha rimesso on stage. Cioè, ho sempre paura quando qualcuno deve recuperare con Ivysaur perché. Cos'è? Cioè non si capisce quando becca, quando no. Sì, infatti. Attenzione qui. Qua però Raffo Baffo non lo lascia minimamente respirare. E è a 161 con Joker. Nella storia degli Smash non era mai successo. Oh, infatti. E lo lancia via. Che proprio. Faticato per trovare questa kill, ma l'ha trovata. Sì, alla fine sì. E però adesso questo Squirtle. Un azzardo switcha con Squirtle che ha 109 di danno. Però è vero anche che quando l'avversario è a 0, secondo me ci sta. Sì, perché vero, un 40-50 ce la fai. Invece. E invece torna Ivysaur. Attenzione, ok, ha recuperato. Comunque c'è sempre un vantaggio. Niente, stavo per dire che c'era un controllo dello stage sempre per Raffo Baffo. Ma in realtà ora come ora ha preso una bella stringa di combo. Torna Charizard. Torna lui. Là ho visto il back air. E qua c'è stato Il back air di Charizard è una cosa spaventosa. Sì, è vero. Che cosa è successo? Non lo so. Penso gli abbia fatto il doppio colpo di down air. Però non vorrei dire minchiate perché ha fatto effettivamente un effetto ottico particolare. Qui che i cat si addormenta. Si è un po' addormentato. Si è guardato a destra e a sinistra dove sono. E pareggia intanto. Però torna Charizard e torna Squibble. Va così. Qua Raffo Baffo secondo me è super. Cioè oddio non direi tiltato. Anzi riesce a tenere il sangue freddo, no. Però giocare con uno però che cambia personaggio in continuazione, cioè dopo un po'. Sì, comunque sì, la sento un po' la pressione. Perché non sai mai che ti capita. Può essere anche che ti capita un matchup che non hai mai giocato prima. Esatto. E quindi è veramente dura. È veramente una. E soprattutto vedere un avversario che li sa giocare, sì, sembra tutti. È possibile. Li sa giocare i PG che va random. Perché c'è stato anche un grande periodo. È durato parecchio tempo che lui veniva ai weekly e metteva sempre random. Ci sapeva giocare e arrivava sempre in finale se non vinceva anche i weekly. Incredibile. Sì, comunque KCat effettivamente. Anche lui stagione scorsa ha giocato ben poco, se non sbaglio. Ma deve stare veramente attento. No, in realtà non è vero, stagione scorsa lui era vivo. Solo che non l'abbiamo giocata quella dell'anno scorso per via del Covid. Vabbè. Questo è un altro discorso. Io spero che KCat riesca a recuperare questo vantaggio, ma deve cambiare. Difficilissimo. Sì. Non teccia, ma riesce la tether, lo salva. Ma dove arriva? Abbiamo bisogno di Charizard ora. Sì, ne abbiamo bisogno. Noi caster soprattutto abbiamo bisogno dell'hype. Ed eccolo. Mamma mia! Che cosa? Mamma mia! Incredibile! E va bene, facciamo che va bene. Cavolo! Up B di Charizard. Vabbè, qua giustamente l'avrebbe potuta tecciare, ma chi mai se lo aspetta? Sì, ma chi se lo aspettava? Cioè, un colpo di scena veramente assurdo. Inumano, però bella, devo dire molto bella. Però non gli capiterà Pokémon Trainer la prossima volta. Sorprese del random, a quanto pare succedono. Giusto, dice l'Uralure. Onestamente non ne sarei proprio chissà, sicuro. Ritorna a trainer oppure no, sempre random. Sempre ormai random. Un punto fisso, veramente. E comunque sta cosa, cioè il mio cervello non la riesce a processare. Cioè sì, che lui prenda casuale. Veramente. Pit, sì. Ti prego. No, Pit da gusto vederlo. Speriamo che KCat lo sappia usare, ma in realtà è un personaggio un po' tantissimo Pit, però sì, si vede pochissimo, quindi ci sta ma perché in realtà è un personaggio un po' dito nel culo, se vogliamo essere onesti. Però è vero anche che KCat comunque li usa anche loro, Inkling non è da meno, quindi vediamo un po'. Vediamo come se la cava con Pit. Secondo me ce la potrebbe cavare male. Non lo so, non lo vedo tanto
Però vediamo insomma come si acaba. Appena iniziato il game, no. È che onestamente non ti so dire quanto Pit possa avere la meglio a livello di matchup contro sì, Joker. Perché il matchup Joker-Pit quando mai si vede? No, a parte che non penso, esiste. Esatto. Però dice l'Uralure che gli è capitato un main. E sarà vero? Addirittura? Qua difficile. Molto bravo lo grabba. Ma non ho mai visto il pit di che cazzo però. Nemmeno io. Ma me sa che non ho visto il pit di nessuno su Ultimate. Cioè a parte il mio del giovedì sera alle 4 di notte. Se no non esiste. Bravo qua. Sì. Rispedisce tutto Joker. Incredibile. Aia. Però Raffo li prova questi upper. Mamma mia. Ancora gli fa danno. Ah no, questa era la grab. Ok. Back throw. Però non ci muore. Ma che non ledge guarda. Oh, l'ha teccata. L'ha tecciato, che grande. E riesce finalmente Raffo Baffo con una down smash. Sì. Ha messo tanta pressione a Raffo Baffo. È stato molto bravo. Sì, è vero. Prendere questa stocca. L'ha proprio. Penso che l'abbia fraintrappato. Nel senso, gli ha detto tipo o questo o questo. E poi gli è finito in bocca. Sì. È il normal get up. Ecco. Tra l'altro entrambi stanno facendo parecchi normal get up a ledge. È vero infatti, sì, ma sì, perché cioè non è che scendano tantissimo. Cioè loro hanno il proiettilino, lo provano, a quel punto aspettano, cercano di fare più che altro ledge trap. Eh sì. Ah, perché ledge trap comunque sia, se hai il PG giusto, funzionano tanto tanto bene. No, sì, in realtà non è affatto una scelta sbagliata, Oh, attenzione qua Pit, sembra che controlla tutto, attenzione. Però giustamente invece, ottimo il recupero di Raffo Baffo, che se lo poteva permettere con Arsene, ma sì. 157 adesso rischia molto. Deve stare veramente attento, deve solo temporeggiare qua. Sai B. Oh, bella lì Burglur, ci saluta. Oh, e Kikat riesce a fare questa kill finalmente, 94% però. E Arsene non c'è più, attenzione. Quindi è più difficile prendere la stock per Joker. È vero. Però non impossibile. Non è vero, anzi. Mamma mia. Per lui proprio un libro aperto. E che fa? Cosa fa? Prova a cubarlo. Inizia a picchiare. Raffo Baffo, giustamente. Non si immaginava che 78 attacchi andassero a vuoto. Sperava almeno uno gli potesse caricare il counter, ma no. Invece no. No, dove colpisce questo Pit? Attenzione. Aia, qua veramente dura inizia ad essere per K-Cut. Freccia. Deve recuperare una stocca intera. Sì, e ha parecchio danno ora come ora. Sì. Non gli lascia proprio tempo di respirare a Fubaffo. Però gli mette una pressione veramente incredibile. Però è vero anche che sfrutta molto bene questi salti. Oddio. Ok, c'hanno lo stesso recupero tra l'altro. Sfrutta molto bene il fatto di avere tanti salti K-Cut, sì. Ma devo dire che soprattutto per il fatto che usa il personaggio casuale, cioè mi stupisce come riesca ad usare davvero bene i tool di tutti quelli che gli capitano. Sì, ma infatti se la cava veramente tanto bene. Si riesce ad adattare a seconda del PG. K-Cut è sotto questo aspetto è incredibile. Attenzione qua. Non riesce, quella è una spike per sbaglio, cioè. Riuscirà a rubarla in qualche modo? Sarebbe bello, ma no, si ammazza altro che rubarlo. Si è proprio suicidato. E questa potrebbe essere l'ultima peccato. Partita per sì. lui, perché K-Cut. Pietro, se sei un uomo tra gli altri per arrivare in game 5 e poi vai da solo. Ah, ma in tutto ciò Flavio, da chi ha perso? Mica me ne sono accorto. Ah, da K-Cut. Da K-Cut subito in top 8, giustamente. Effettivamente K-Cut, mamma mia. Pokémon Stadium piccato da K-Cut, che prende ovviamente di nuovo casuale. Raffo Baffo, Raffo Baffo varano veramente. Non so cosa succeda a questo mensile. Vediamo chi capiterà. Chi verrà fuori? Samus. Qua poi può rompere le palle. Sì, secondo me in realtà Samus è un buon matchup contro Joker. E tranne per il fatto che deve saper usare i proiettili. Vediamo un po' come se la cava qui. Tanto lo Zair, perché ecco appunto. Ok, sembra sapersela cavare, sì, devo dire. Infatti. Qua in realtà Raffo Baffo deve passare sempre la prima parte di match a capire un po' contro cosa sta giocando. Perché sì, assolutamente non è facile. Comunque fa bene, devo dire. È bravo che all'inizio guarda aspetta. Si è caricato appunto.
come c'è la carica, è tanto bravo a temporeggiare. Sì, è vero. Mamma mia, ma sul serio sa usare tutti? Cioè, nel senso, è vero? No, è incredibile. Va bene. Poi non sta facendo neanche qualcosa di così tanto complicato. Cioè, non sta usando i suoi veri tool, appunto, il side B che comunque side sia. B che non ha mai usato, infatti. Non ha mai usato. Bravo, riesce. Non ha usato nemmeno il down B ancora. No, però gli sta mettendo una pressione che non c'è male, devo dire. Aia, però Raffo, giustamente. Qua l'ha preso anche prima Raffo, devi stare attento che catta queste cose. Sì. Poi qua Raffo si fa riconoscere perché muore. Si fa riconoscere perché muore. Giusto. Ok. Inizia con una bella stringa. Non lo riprende con l'up B. Giustamente, bravo K-Cat che la schiva effettivamente. Anche se così diventa soggetto anche a qualche read, dovrebbe starci attento. Deve un po' prendere più le distanze K-Cat. Perché sì. Contro gioco era un problema. Se vai melee, soprattutto adesso, i farmi un attimo. Sì, mentre non ha Arsene, soprattutto. Sì. Perché effettivamente devo dire che Raffo Baffo gioca bene con Arsene, però gioca meglio con Joker singolo, mi sembra. Perché è proprio sì, è più attento. A certi momenti che comunque sia gli è andato anche off stage Joker senza Arsene, e tanto l'hai sguardato benissimo. Esatto. Infatti qua molto quindi, bravo che continua proprio a buildare danno, lo vuole scassare. Con Arsene bisogna sempre stare attenti, perché veramente basta un up smash qui, una qualunque cosa. O un counter. Ma anche un tilt. Molto bravo qua. Un side B che ammazza così, veramente. Prende proprio le distanze qua, Raffo Baffo. Incredibile. Bravo K-Cat, bella idea. Sì. Se fosse entrata sarebbe stata ancora più bella. Qua inizia il combo. È sempre 74 danni. Ok, 113. Il throw di Samus veramente forte. Gli ha dato un knockback incredibile. Mamma mia, adesso da un attimo, da un momento a questa parte ha deciso che lo stage è suo. Là ci sta una side B, onestamente. Sì, cioè. Non sta provando a fare side B, che è veramente forte. Ma poi te da ex Snake Main lo sai quanto sì, è importante. Cioè, prendere tempo, sei là. L'uso dei proiettili, veramente. Qui invece si affida solo a un proiettile. Esatto. Questo qui. Il che è ancora più assurdo. È assurdo. O forse. No, in alto sì, sì funziona. 51%, che non è abbastanza per Raffo Baffo. Ma ammazzava anche la back throw, però. Me lo sono chiesto anch'io. L'up throw è comunque sia sempre meglio. Credo che killi prima. Se conosci le percentuali, soprattutto molto spesso ti. Ma io ci credo. Aiuta. Io ci credo. Anche se è in difficoltà, può recuperare. È vero, in realtà. Vogliamo che recuperi questa Samus. Beh, sì, no, anzi, ho detto che non volevo castare match da 5 game. Ma se me li fai così, che K-Cat te ne casto 10. Continua pure, cioè. No, veramente super hype. Come annulla qua Raffo, però veramente imperturbabile, continua sì, a fare i danno. Deve stare attentissimo, guarda questi normal get up da parte di K-Cat. Bravo qua, caricato, attenzione. Però gli si è comunque caricato Arsene. Sì, si è caricato Arsene a bassa velocità. Qua deve stare veramente attento. Ok. Fortuna Raffo Baffo non lo sta colpendo. 132. Però attenzione. Qua Raffo si deve un attimo svegliarsi, perché non vorrei vedere. Deve andare un attimo via. Perfetto, è andato via. Ok. Ce la può fare. Ce la può fare. Siamo a 108, 132. Si può dire è quasi even questa situazione qua. Stock. Un po' più di danno Samus, ma ci siamo. Aia, pericolosissimo questo back air però di Joker. Riesce a salire. Ma niente. La up smash invece che forward smash, che prima anche Gandix no! L'ha fregato con Sì. Attenzione. E va così K-Cat, improponibile. Mia, ma noi lo vogliamo questo K-Cat. Siamo 2-2. Bella anche 3-2 per K-Cat, dai. Bella anche la scelta della skin del gioco casuale, devo dire, mi sta stupendo. Mi chiedo onestamente come scelga gli stage K-Cat. Ma credo che a questo punto gli dica: no, guarda, scegli te, fai te lo stage, che tanto è già difensivo. Sì, o tanto al superiore. Gli banna giusto gli stage, che Joker sa che si gioca bene, insomma, al massimo. Ed eccole. Andiamo. Di nuovo, questo è l'ultimo game. Non si scambiano game. Neanche il pugno, mi sembra proprio. Sono full Simon. Che cos'è Simon? Se K-Cat lo sapesse usare. Sì, però K-Cat non ha saputo fare un gran gioco di proiettili con Samus. È quindi vero. Vediamo un attimo. Però è vero anche che Simon c'ha la particolarità per cui c'è tipo
garantita l'ordine in cui devi mandare i proiettili. Tipo, solitamente qual è? B destra, B su, B giù. No, B destra, B giù, B su. Sì, mi sembra. Non, onestamente, non lo non so, lo però Simon. Mi sta un po' spaventando il fatto che ora è in vantaggio. Però sì, vabbè, infatti è leggermente in vantaggio, ma in vantaggio, diciamo, dai. Samus Simon funziona parecchio bene anche online, perché vedi questi Simon che via lanciano asce. Sì, è vero. E online soprattutto non ci capisci un cazzo, nemmeno immagino. Sì. Oh, infatti no, butta a caricare un F Smash, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto adesso Arsenon Deck. Vediamo se Raffobuffo riuscirà a sfruttarlo bene, perché in realtà per quanto tutte le partite hanno visto, quasi tutte le partite hanno visto che Keikat iniziare in vantaggio, ma Raffobuffo comunque si è sempre recuperata molto bene. Quindi devi provare a chiuderla subito. Oddio, questa situazione. Oh, bello. Giustamente da un B into niente, un tilt niente, però 133 di Joker, che adesso sta veramente sudando freddo. Oh, infatti tilt, così, basterà un tilt. Credo un po' la DI sbagliata, ma non se l'aspetta neanche Raffobuffo un colpo simile. No, nemmeno io, no, però, se vogliamo così, easy. Oh, Dio, ma dai, sa, recupera anche con la tether, vabbè, basta. Ma vogliamo dargli già la coppa. Oddio. Questo ragazzo batte anche Manuel. Questa è stata bella. Cioè, questa è stata molto bella. Lettura, parry e poi smash dal posto giusto. Qua l'ha recuperata, l'ha messa precisa proprio alla pari la partita. Assolutamente, sì, sì. È solo che Raffo, nonostante lo stage l'abbia scelto lui, mi sembra che queste piattaforme, cioè, le sfrutta soltanto per camperare, ma poi basta. Cioè, non riesce a scendere. Per camperare, esatto. Oddio, difficile, ma molto bravo qui qua. Entrava. Oh, eccolo, lo deve mettere pressione così con dei proiettili. Adesso calleggio. Oh, bravissimo qui. Cavolo. Gli ha fatto il bait sul counter. Oh, difficile. Mamma mia, qua Raffo per un soffio non l'ha fatto entrare quella smash. Non che sarebbe cambiato chissà quanto, no, certo, però. Però. Comunque sia. Comunque veramente non ha mai usato la side B Keikat. Sì. Cioè non gli è piace, ma forse è una challenge ulteriore che si è dato, ecco, non l'ha usata con nessun personaggio. Per una volta adesso ha fatto down B e ha provato un F smash, che ci doveva provare prima, perché se connette sì. Quel down B. Sì, in realtà quello è vero, è veramente pericoloso e free molto spesso. Molto molto free. Tra l'altro mi piace che riesce a tenersi a distanza. Oh, molto bravo qua Raffobuffo. Ce la fa. Vantaggio di Raffobuffo, che finora è sembrato in svantaggio, ma in realtà ci ha dimostrato che no, ci sono anch'io. Qua aia, giustamente il tilt e poi. Oh merda. Sì, l'ha preso. Era ovvio che succedesse. L'ha preso. Aspettato. Qua è difficile. Questa è una last stock situation. No, cosa fanno? Sbagliano, cosa fanno? Proprio. Stanno panicando tantissimo questi due ragazzi. Oddio, Keikat qua. Mamma mia. Keikat, facci sognare per favore. Comunque Keikat rischia sempre molto quando esce off stage. Infatti, cioè, fa bene a non farlo, ecco. Vabbè, anche perché Keikat off stage l'abbiamo visto, non è che almeno con gli altri personaggi non se l'è cavata benissimo. Si è fatto molto fregato, anche perché esatto. È difficile comunque sia gestirsi. Non è semplice. Bravo Raffo, poteva chiuderla forse, o comunque portarsi molto in vantaggio. Lo portava in vantaggio, qua è un po' brutta. Qua è infatti non brutto. È una bella partita per Keikat. Aia. Ok, recupera con la frusta. E riesce! Finalmente riesce, Raffobuffo. Mamma mia. Dopo aver rischiato veramente che gli prendesse un infarto, immagino. Nel turno successivo, sì, però devo dire Keikat che sta per ricevere un abbraccio da Flebo.